Oggi finalmente parliamo di una wagon e che wagon? Lei è la NIO ET5 Touring. In Italia non è ancora arrivata, ma è uno dei modelli, tra l'altro questo pensato appositamente per l'Europa, che NIO sta importando nel vecchio continente, già presente in Germania, Danimarca, dove mi trovo ora, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Adesso ve la racconto un po' e vi dico perché mi fa piacere che sia una wagon elettrica. Prima però vi invito, se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al nostro canale YouTube, a commentare o lasciare un like per farci sapere cosa ne pensate voi di questa vettura molto particolare. Partiamo dal design, che è una delle cose che più di tutte rende le NIO molto riconoscibile, molto minimalista. In effetti il designer, pur non essendo nordico, si chiama Chris Thomason, è americano ma di origine islandese, e questo caratterizza un po' tutta la gamma NIO. In particolare questa è la versione station wagon della ET5 che vedrete sempre sui nostri schermi. Cambia soprattutto al posteriore, ovviamente, dove assume una forma wagon a tutto vantaggio del bagagliaio. Però comunque vediamo una certa pulizia soprattutto all'anteriore, dove i fari sono spezzati e tutto il muso è ampiamente pulito, ma quello che si nota fin da subito già dall'esterno è tutto il complesso sistema di aiuti alla guida che forma quello che viene chiamato NIO Aquila, che va proprio a indicare la grande vista che ha questa macchina. Qui si vedono già tre dei sensori, un sensore LiDAR qua al centro e due delle telecamere a oltre 8 megapixel che caratterizzano tutta la vettura, ma se ne trovano anche altre sui lati. Per il resto la pulizia si apprezza anche per le maniglie a scomparsa e anche per la scelta dei colori, che si ispirano tutti alla natura. Pulizia e ricercatezza estetica che si apprezza anche all'interno, dove tutto è votato alla sostenibilità, a partire da questi tessuti che sono tutti fatti in PET riciclato, così come la plastica utilizzata per il tunnel centrale e molte altre componenti è sempre riciclata. Pulizia che significa anche che l'ottimo impianto audio da 1000 watt totali e 23 speaker Dolby Atmos suona veramente bene, è tutto completamente nascosto. C'è una soundbar qui proprio lungo tutto il parabrezza, ci sono le casse nascoste qui insieme al tessuto. Le uniche che si vedono sono ovviamente quelle nella zona bassa del pannello porta, ma per il resto tutto è armonico, ma comunque sufficientemente pratico, con una base antiscivolo per lo smartphone che fa anche da ricarica wireless e non scalda. È vero che è inverno, bisognerebbe metterlo alla prova d'estate. Due portabicchieri / portaborracce, un altro vano antiscivolo qui sotto e il bracciolo, che è geniale perché si apre comodamente da entrambi i lati, quindi tutte e due le persone possono aprirlo a piacimento. Anche dietro, rispetto alle T5 Fastback, c'è molto più spazio, adesso ve lo faccio vedere, e ovviamente ci sono prese USB di tipo C anche per i passeggeri posteriori, che quindi possono andare a ricaricare i loro dispositivi e gestire l'aria condizionata. Tutto però ha due nuclei centrali. Il primo è Numi, il nostro assistente, diciamo, robotico che ci fa compagnia, è molto simpatico, assume diversi atteggiamenti durante il corso dell'utilizzo dell'auto. Quando, diciamo, si annoia, cioè quando non lo interpelliamo, si mette a guardare le farfalle, a fare le bollicine. Quando ascoltiamo la musica, si mette a ballare insieme a noi in diversi modi, ma ovviamente possiamo interpellarlo per chiedergli di impostare una destinazione sul navigatore, per impostare il volante, il sedile e molti altri parametri, ma soprattutto ci fa anche da guardia, perché ci dice sempre di stare attenti se per esempio nota che tramite il sensore di qui dietro il volante non stiamo guardando la strada. Il vero cervello ovviamente è tutto il sistema di infotainment, che si comanda da qui, da questo schermo da circa 13-14 pollici, piuttosto fluido. È un sistema chiuso, quindi non c'è compatibilità con Apple CarPlay Android Auto, ma c'è ovviamente compatibilità con il Bluetooth. La schermata home è ovviamente il navigatore, che ci mostra sempre dove siamo, ci mostra anche le colonnine e le power stop, poi vi spiego che cosa sono.
ma ci sono anche altre applicazioni, ovviamente tutto il mondo di impostazioni della vettura che viene sempre ottimamente riprodotta. Secondo schermo invece il cluster digitale fisso che mostra sempre la velocità di crociera e soprattutto mostra tutto ciò che le telecamere vedono, quindi a livello grafico tutto è ben riprodotto e vengono riconosciuti anche pedoni e biciclette e scooter in movimento o anche fermi. Poi dicevo, sulla versione Touring dietro ci si sta decisamente meglio, diciamo si apprezza in generale l'abitacolo molto luminoso grazie al tetto panoramico in vetro, ma si apprezza il fatto che questo tetto in questa zona posteriore è ovviamente più alto rispetto alla Fastback. Come sulla Fastback però diciamo c'è il problema che la batteria e tutto l'assetto generale dell'auto è abbastanza in alto, per le persone più alte è vero che ho anche delle scarpe particolarmente alte, però comunque le ginocchia tendono a stare in alto, ma per il resto il pavimento è piatto, la seduta posteriore è molto comoda e rispetto a quella anteriore che ha il poggiatesta integrato mi permette anche di regolare il poggiatesta, quindi di godermi di più il viaggio. In generale si apprezza tantissimo questo rivestimento dei sedili perché porta a una comodità molto, molto buona e quindi anche i lunghi viaggi, come nel nostro caso di oggi, si riescono diciamo a fare bene. E in 4 adulti o in 5 non esageratamente alti ci si sta particolarmente bene. Ma il valore aggiunto di una NIO sono i Power Stop Station, ovvero quelle stazioni dove è possibile scambiare la batteria scarica con una carica e sono tutti ovviamente inseriti nel sistema di mappe di NIO e vanno prenotati. Quello che abbiamo noi è a 40 km, per cui lo prenotiamo e facendo su swap il navigatore ci porterà direttamente da lui. Veniamo a quello che ho detto all'inizio, ovvero il perché sono contento che sia una wagon, perché secondo me l'elettrico applicato a questo tipo di carrozzeria wagon o berlina classica per intenderci ha molto più senso, perché lo regge meglio. Diciamo che già sono auto così piuttosto pesanti, i SUV per loro natura, per loro massa incrementano ulteriormente il peso e secondo me in molti casi fanno venire meno anche la piacevolezza tipica del guidare elettrico, che qui invece si apprezza tutta per la potenza. Qui abbiamo due motori elettrici con trazione integrale e una potenza di 490 cavalli, per la fluidità dovuta sia alla carrozzeria così aerodinamica, che porta proprio a una fluidità di guida davvero eccezionale, complice appunto il fatto che non ci sono marce, complice anche proprio per come è stata ingegnerizzata questa vettura, che devo dire si comporta molto bene. Ci sono tante diverse modalità di guida che vanno dalla comfort a cui siamo in questo momento a due modalità sport, la sport normale e la sport plus, ma anche modalità pensate per un leggero, diciamo per situazioni di meteo o di terreno particolarmente avverso. Infatti c'è una modalità umido, modalità bagnato e la modalità neve, molto molto utile quando diciamo in inverno o quando si va in montagna. La modalità sport è soprattutto la Sport Plus è eccezionale perché diciamo sfrutta tutta la coppia, tutta la potenza della vettura e porta quello 0-100 in 4 secondi che in molti casi, anzi insomma, quando la si attiva ti va a letteralmente incollare al sedile. È una risposta a veicoli e a vetture diciamo ben più potenti che viene particolarmente apprezzata in questo caso. C'è poi tutto un fattore di comodità che è data dai sedili, è data da questo assetto di guida che per quanto siamo su una wagon non è così basso, per quello che vi dicevo in fase di quando vi mostravo la seduta posteriore, il pavimento è abbastanza alto proprio per la batteria e questo porta a una guida leggermente rialzata. Ovviamente non si sta parlando di SUV, ma comunque la guida è abbastanza in alto e quindi questo può sicuramente far piacere a molti. E poi c'è tutto il comparto tecnologico che funziona benissimo.
si parla del Neo Aquila e del Neo Pilot, che sfrutta tutti i sensori che del Neo Aquila per portare a una guida semi-autonoma piuttosto elevata. Ovviamente in Europa non abbiamo la guida completa, cioè non è possibile sfruttare la guida completamente autonoma, che quest'auto già supporta, però comunque si attiva tutto con un tasto e lei curva da sola, rallenta da sola fino a fermarsi e riparte anche da sola quando il veicolo davanti a noi riprende a muoversi, si mantiene sempre in carreggiata e volendo è anche in grado di diciamo impostare da sola la velocità in base ai segnali stradali. Questo nel prospetto di guide a lungo raggio, quindi per chi usa l'auto per viaggiare o per lavoro o per piacere, è molto comodo. E perché ci deve lavorare, oltre alla velocità di ricarica molto elevata, qui si parla di oltre 200 kW e quindi l'80% viene recuperato intorno ai 20 minuti o qualcosina in più in base alla colonnina, ma c'è ovviamente il battery swapping, che qui in Danimarca c'è una stazione, si chiama Power Stop, ve la farò vedere, ma comunque fondamentalmente in 3 minuti permette di scambiare la batteria scarica con quella carica. Si può fare ovviamente solo tramite abbonamento, perché prevede che voi non siate proprietari della batteria come della macchina, quindi in questo senso è un po' un ritorno al passato, certo, però a maggior ragione, forse anche più della FASB, questa come auto da lavoro per viaggiare con questa tecnologia, che una volta che sarà implementata in tutto il continente renderà i viaggi elettrici ancora più interessanti, uniti alla velocità di ricarica tradizionale. Ecco allora che un'auto elettrica di questo genere, sempre per comunque manager di alto livello, si fa particolarmente interessante. Trattandosi di batterie particolarmente grandi, è chiaro che il battery swap non avviene ovunque, ma avviene all'interno dei power stop di NIO, che sta, diciamo, diffondendo in tutta Europa. Qui in Danimarca ce n'è uno a Slels, circa un'oretta da Copenaghen. E come vi ho fatto vedere prima, si prenota la batteria, si manda proprio un ordine di batteria e vi dice anche quando arrivate quanta coda c'è prima di voi. Nel mio caso oggi non c'era nessuno. Prima di entrare dentro, è importante ricordarlo, l'auto va piazzata fuori e poi va fatta partire l'operazione, perché l'auto entrerà da sola all'interno della Power Stop. E una volta che saranno finiti tutti i controlli, partirà l'effettivo cambio di batteria, che di per sé richiede 3 minuti. L'intera operazione ne richiede 5, durante la quale noi dovremo stare all'interno dell'auto. Comunque è tutto un processo automatico che avviene in tempi molto veloci, durante i quali, se abbiamo la nostra tazza di tè, caffè o vogliamo riprenderci un attimo dal viaggio, possiamo assolutamente farlo pur rimanendo all'interno dell'auto. Quando la batteria viene sostituita, l'auto si riaccende, torna Lumi che ci dice che abbiamo finito e possiamo uscire dall'auto, ed è come uscire da un autolavaggio, l'effetto è sempre quello, e avremo, in questo caso abbiamo il 90% di carica nella batteria nuova, tendenzialmente la media è questa, e possiamo ripartire e tornare a guidare per raggiungere la nostra meta.